Ragazzi e ciao ragazze, buongiorno e benvenuti in un nuovo video, un nuovo vlog. Scusate l'abbigliamento, ma ho appena finito di farmi la doccia. Finisco di lavare casa, mi faccio la doccia. Oggi ho lavato pure i capelli perché avevo bisogno di lavarli. Ho voluto riprovare lo shampoo che avete visto nello svuoto alla spesa. L'ho già provato una volta, l'ho voluto riprovare perché non l'ho capito. Sia shampoo che balsamo, non l'ho capito. Comunque, vi avevo promesso nello svuoto alla spesa che vi avrei fatto vedere la ricetta del cavolo cappuccio rosso. Sto facendo cappuccetto rosso. Del cavolo cappuccio rosso con quelle che io chiamo le... No, che io chiamo... è reazione chimica. Comunque, sì. Vi faccio vedere la ricetta, anche se a me personalmente il brodino del cavolo cappuccio non mi piace se non accompagnato dal pesce, che in questo momento non ho, quindi se avete un pezzo di salmone o di platessa, un qualsiasi pesce che volete, purché non sia impanato insomma, che volete mettere a cuocere magari al vapore, se avete il forno che cuoce a vapore, perché so che ora esistono, io non ho ancora quel forno, voce del verbo c'ho, io non ho ancora il forno a vapore, ho il forno quello ventilato e statico. Comunque ci sono diversi modi per poter cuocere a vapore senza dover utilizzare per forza il forno a vapore e senza per forza dover utilizzare il metodo cinese. Detto questo, se avete un pezzo di pesce, cuocete il pesce, ma va bene anche in padella con un filo d'olio, fate brustolire per bene la parte della pelle se ce la mettete, e poi fate questo brodino che ora vi faccio vedere come. Lo farò in minima porzione perché appunto, vi ripeto, non mi piace se non accompagnato appunto a un pesce, e poi vi faccio vedere la reazione chimica con il limone. E io quando faccio questo brodo, vabbè, ora ve lo faccio vedere. Fatemi prendere il cavolo, lo lavo, perché a me personalmente piace... Personalmente piace in padella, nel senso che quando lo lavo, poi un filo d'olio in padella, lo taglio a striscioline molto sottili e poi appunto lo lascio andare, e così mi piace tantissimo. Comunque ora lo vado a tagliare, lo vado a lavare e poi vi faccio vedere, tanto ne taglierò un po' di più così che riesco a fare il brodino per voi, che vabbè comunque utilizzerò, e poi allo stesso tempo faccio anche il contorno per me. Asciugare i capelli. Sì, mi devo ancora vestire, lo so. Allora, è pronto il nostro piccolo brodino e ora facciamo in modo che appunto venga fuori sia l'esperimento di cui vi parlavo prima, e voglio provare anche ad utilizzare il bicarbonato, perché allora, se fai la zuppa, aggiungi un po' di latte, un po' di panna, frulli tutto e aggiungi il bicarbonato, diventa addirittura celeste, blu, che sia blu, però nel brodo non lo so, quindi ora proviamo. Allora, innanzitutto spengo il brodo. Mi sento tipo Cannavacciuolo. Ok, allora. Questo ora fumante, questo è il brodo viola, è proprio viola viola, ora vi faccio vedere.
Comunque diventa particolarissimo ed effetto nelle ricette. Pronte a vedere l'effetto con il limone? Allora, se avete tipo una provetta, è molto meglio. Ora ve lo faccio vedere da vicino comunque. È molto meglio perché siete più precisi. Va, che bello! E voi potete lasciarlo anche semplicemente così, ovviamente con un qualcosa nel piatto, e l'effetto è spettacolare, secondo me, è proprio bello. Ora, non rende tantissimo dalla videocamera, ma è un fucsia pazzesco. Non rende tanto anche perché c'è poca luce ed è stupendo. Però voglio provare questo. Non so se mi viene, quindi io lo sto provando per la prima volta con voi. Voglio provare quello con... Guarda che bello. Guarda, poi diventa completamente fucsia. Praticamente va a mangiare il viola del cavolo. Dicevo, voglio provare quello con... metto qua. Quello col bicarbonato, quindi tutto questo. Io non so se viene, quindi alzo un attimo le mani perché non so se riesce questo esperimento. Sicuro con la cremina sì, ma col brodo non lo so. Quindi verso nuovamente il mio brodo. Oh, sul telefono. E qui... andiamo a vedere se viene fuori qualcosa. Cioè, ragazzi, comunque io il bicarbonato ormai lo uso soltanto per lavare le robe. Allora, vediamo. Pronti? 3, 2, 1. Oddio, non succede niente. Forse sì, forse sì o forse no, forse ne ho messo poco. Comunque ne basta proprio veramente poco nella crema e diventa azzurra. Ah, ok, sta diventando verde. Vabbè, il bicarbonato è in sapore comunque, cioè non... è verde, è in sapore, quindi sti cavoli. Ok, vabbè, niente di particolarissimo. Meglio con il limone, anche perché il sapore è buono, cioè si sente questo contrasto amaro agrodolce, buono. Va bene, ragazzi, ora, dopo aver fatto questo esperimento che volevate tanto vedere, vi ripeto, non ci vuole veramente nulla. Se mi avete seguito su Instagram, lo trovate nella sezione food 2 e niente, quindi l'ho messo lì. Allora, ora cosa cucino? Boh, non lo so, perché stasera ho intenzione di fare il pan brioche. Ho l'avocado nel frigo, questo l'ho comprato sì da Lidl, ho fatto la spesa, ma non vi ho fatto lo svuoto della spesa. Scusate, ma se riesco faccio oggi lo svuota la spesa, perché dovrei andare a fare l'altra spesa, e se riesco appunto ve lo faccio vedere. Quindi devo andare a comprare il salmone, perché lo voglio fare col salmone, l'avocado, un po' di Philadelphia light o maionese buona, insalata. Vabbè, io nel frattempo metto l'acqua perché devo capire che cosa cucinare. Forse faccio una carbonara veloce. Non lo so. Allora, io ho fatto i broccoli buoni. Pasta con le vongole l'altro giorno. È passata una settimana, quindi potrei anche farlo. Non lo so, ragazzi, non lo so.
mi sa che ho fatto la svuota alla spesa. Vado a lavarmi le mani, vado a preparare il pan brioche, poi vado a mettere le cose nel frigo. Ah, comunque, apro, chiudo parentesi perché non l'ho detto all'inizio video, quando avete visto il lavaggio del pavimento, perché sicuramente ci sarà gente che me lo scriverà, lo so, e non lo faccio per giustificarmi, lo faccio semplicemente perché ci sono proprio quelle persone che non hanno un cavolo da fare e quindi si divertono lì a scrivere cose. Non lavo così il pavimento io, le alzo le sedie, perché non le alzi le sedie per lavare il pavimento, sei bella, sì, però se il pavimento è già pulito, io non ho utilizzato la stanza ed era soltanto per dargli una passata veloce, io non alzo le sedie. Quindi poi quando faccio la pulizia profonda le alzo, però se devo fare la lavata veloce, quella che la casa in 30 minuti è pronta, pulita e profumata, non le alzo. Piccola parentesi, vado a lavarmi le mani perché è già tardi. Bene, facciamo sto pan brioche. Comunque io mi sono resa conto solo ora che continuavo a dire all'interno del video svuota la spesa la settimana tipo tedesca, ho detto olandese, invece era la settimana francese. Comunque, guarda che bello, bello soffice, anche se qui c'è scritto dolce, io lo farcisco lo stesso perché avete mai sentito parlare di contrasto dolce salato che è buonissimo? Bene, farò esattamente quello che ho appena detto, il contrasto dolce e salato. Comunque, mi sembra non è nemmeno così estremamente dolce, no, è passabile. Allora, lo smonto in questa maniera. Lo vado a tagliare a seghetto, è meglio. Comunque è così soffice che si taglia, no, come un crisino, però si taglia facilmente. Allora, inizio con il formaggio spalmabile. Che ci mettiamo l'iceberg. Ora ve lo faccio vedere un po' meglio, capisco che da lì non rende. Ora aggiungo l'iceberg e vi faccio vedere un'anteprima. Non ci vuole tantissimo da capire, cioè è semplicemente un pan brioche che sto farcendo come, così come quando andate a farcire un panino, cioè la stessa identica cosa. Okay. Abbondo con l'insalata perché mi piace l'effetto pomposo. Salmone. E c'è lei che vuole tutto, vuole mangiare qualsiasi cosa. Ora facciamo la prova dell'avocado, voglio capire se è buono oppure no. Ho già steso uno strato sottile di maionese, poi questione di gusti, se volete potete metterci anche il, mi sa che è crudo, potete metterci anche il mascarpone, andate, ah no. Perfetto. Lo vado ad adagiare alla MasterChef proprio. Lo vado a mettere appunto sul mio pan brioche. Mi servo? Allora, questo è il pan brioche, vi faccio una piccola panoramica,
Questo è il pain brioche concluso. Ora vado a prendere l'involucro, vabbè, il coperchio. E niente, questo è il pain brioche. Guarda che bello. Aspetta. Bene, ora si vaccina, semplicemente. Raga, io ieri ho dimenticato di chiudere il vlog. Stavo editando il video e mi sono resa conto che mancava la parte finale. E quindi niente, ragazzi e ragazze, io spero che questo vlog vi sia piaciuto. Se così fosse, ricordate di spolliciare e condividere con le vostre amiche. Se vi va, iscrivetevi al canale perché è gratis. Io vi mando un enorme bacione e noi ci vediamo alla prossima.